29 primi, grazie Corsini, ancora 0-0, ma ha alzato il ritmo la formazione toscana che al 22esimo è andata vicinissima al vantaggio quando Tavano su assist di Maccarone ha angolato troppo la mira e dai 15 metri ha spedito il pallone di pochissimo al lato. La replica del Vicenza al 27esimo con un cross pennellato da Stefano Botta per Abruscato, palla sfiorata di una inezia ed era a pochi metri dalla linea di porta con il portiere in difficoltà. Seguiamo in diretta questa azione di Signorelli per l'Empoli, siamo ai 20 metri, il suggerimento, l'area di rigore con la conclusione di Saponara respinta in maniera miracolosa dal portiere del Vicenza Frison, tenta il tapin Maccarone e sbaglia completamente la mira. Empoli ancora vicinissima al gol, siamo arrivati esattamente alla mezz'ora, c'è Tavano che è rimasto dolorante a terra dopo una mischia, gioco interrotto 0-0, siamo arrivati alla mezz'ora, ancora Corsini, Varsavia. Sì, siamo arrivati al 38esimo minuto e ancora 0-0, ma adesso c'è una sola squadra in campo, l'Empoli, che un minuto fa al 36esimo ha mancato l'occasione monumentale con Maccarone su assist basso di Saponara a 4-5 metri dalla linea di porta. Maccarone ha battuto di sinistro a colpo sicuro sulla traiettoria del pallone, si è immolato Pisano che è riuscito a salvare la rete del Vicenza da sicura capitolazione. 0-0, entriamo nel 39esimo, Corsini. Maccarone, il gran tiro con palla che sibila di pochissimo al lato dall'illusione ottica del gol, bello il guizzo di Maccarone che aveva fatto fuori il suo diretto avversario all'altezza del lato corto dell'area di rigore, ha provato il destro in porta difesa. Attenzione del vecchio, c'è il vantaggio del Vicenza ad Empoli con il gol di Paolucci esattamente al 14esimo della ripresa, Vicenza 1 Empoli 0, a te la linea. Descrivi pure il gol, Raffa, vai. D'accordo, c'è stata una prolungata azione sulla corsia di sinistra sviluppata da Gianni, conclusa con un cross sul quale Paolucci si è fatto trovare all'appuntamento per la correzione volante che non ha lasciato scampo al portiere Dossena e dunque partita sbloccata dal Vicenza esattamente al 14esimo minuto della ripresa. Uno dei suoi uomini migliori, il cannoniere più prolifico Paolucci, ha portato in vantaggio la propria squadra. L'azione e la partita, ripetiamo, sulla corsia di sinistra, poi è arrivato il cross di Pinardi ben pennellato per Paolucci che di testa da pochi metri ha depositato in gol. Vicenza 1 Empoli 0, cala il gelo allo stadio Castellani, la linea può tornare a Corsini. 20 primi nella ripresa, ricordiamo la nuova situazione, Vicenza in vantaggio per una rete a zero, gol firmato da Paolucci su cross di Pinardi e c'è adesso ancora un attacco di Paolucci che va a raddoppiare per la propria squadra, diagonale di grandissima precisione dal settore di sinistra, è entrato in area di rigore e sull'uscita del portiere avversario ha realizzato il secondo gol di questa partita, doppietta personale per lui, 11 reti il bottino stagionale di Paolucci in 42 partite, dunque partita che si incanala su un binario ben preciso, soltanto il successo infatti garantirebbe al Vicenza la permanenza in serie cadetta. Contropiede micidiale con l'Empoli tutto in avanti, Paolucci è entrato in area di rigore e con un rasoterra molto preciso ha battuto ancora una volta il portiere avversario. È il 21esimo minuto, Vicenza 2 Empoli 0, Corsini. Forse anche per questo però invece di ritrovarsi, attenzione del vecchio, riapre la partita l'Empoli con il gol di Michelis esattamente al 26esimo minuto, cambia la situazione, Empoli 1 Vicenza 2, a te la linea. Vai pure per la descrizione, Tonino, vai. D'accordo, c'è stata una prolungata azione d'attacco alla quale hanno partecipato Gorzegno e Maccarone, il tiro di Maccarone in diagonale è stato intercettato da un difensore che poi ha offerto l'assist per il georgiano Michelis, è entrato in campo in questa ripresa al posto di Valdifiori, è stato quasi un assist e dunque Michelis in spaccata a pochi metri dalla linea di porta ha potuto realizzare il gol che riaccende le speranze per l'Empoli. Ricordiamo che il parziale salva fino al momento il Vicenza che ha un solo risultato a disposizione, la vittoria, mentre con il pareggio l'Empoli riuscirebbe a conservare la categoria. 27 primi, si riprende a giocare, Empoli 1 Vicenza 2 per la doppietta di Paolucci in questa ripresa, la linea può tornare a Corsini. E torniamo a Russia Repubblica Ceca. Attenzione, attenzione Corsini, calcio di rigore per l'Empoli.
c'è stata una sciabolata in profondità per servire Tavano, che ha cercato il dribbling a rientrare su un difensore, su Martinelli. Tavano è finito a terra e dunque teniamo ancora la linea, perché c'è questo calcio di rigore accordato dal direttore di gara. Nelle vicinanze abbiamo visto Martinelli, ma forse l'intervento irregolare è stato di Brighenti. Tavano cercava di portarsi avanti il pallone, grandi proteste naturalmente da parte dei difensori del Vicenza, il pubblico è tutto in piedi, la partita si è riaccesa. Vediamo Tavano che si è sistemato il pallone all'altezza del dischetto degli 11 metri, i minuti di gioco sono 28, Tavano contro il portiere di Vicenza Frison, parte il tiro ed è gol, situazione di parità in pochissimi minuti, l'Empoli ha riequilibrato la situazione, siamo adesso sul 2-2 dopo il calcio di rigore trasformato impeccabilmente da Ciccio Tavano. Empoli 2, Vicenza 2, siamo arrivati al 28esimo, si riaccende l'entusiasmo del pubblico del Castellani, la linea può tornare a Corsini. Sì, è il 35esimo minuto, a terra Pinardi, in area empolese, invoca il calcio di rigore, ricordiamo la nuova situazione, 2-2, partita normale nel primo tempo, bellissima nella ripresa, un vero concentrato di emozioni, Vicenza avanti con la doppietta di Paolucci in 6 minuti, poi in un minuto tra il 26esimo ed il 27esimo, la grande rimonta dell'Empoli, prima con i gol in spaccata di Michelitz e poi con il calcio di rigore trasformato da Ciccio Tavano, che è arrivato così a quota 20 nella classifica marcatori in questa stagione. Rigore accordato per un intervento irregolare di Brighenti ai danni dello stesso Tavano. Pochi minuti dopo Aglietti ha concesso l'applauso a scena aperta a Tavano, lo ha sostituito, al suo posto c'è in campo Guitto, che è un giocatore di copertura, perché occorre coprire adesso in questi minuti nei quali Vicenza sta cercando di riportarsi in avanti. Il pareggio, ripetiamo, consente all'Empoli di mantenere la categoria. 35 primi, 36, anzi siamo sul 2-2, ripeto, un vero concentrato di emozioni questo secondo tempo, emozioni anche sugli spalti, dal gelo del 2-0 per il Vicenza dopo la doppietta di Paolucci all'entusiasmo per il 2-2 maturato nello spazio di una sessantina di secondi. Corsini. Corito e soprattutto carico di gol. Attenzione del vecchio, calcio di rigore questa volta a favore del Vicenza, che ha dunque la possibilità di riportarsi in vantaggio. Ci risentiremo tra qualche istante, vai pure. Attenzione, tutto è pronto, vai. Va a battere Paolucci e c'è la respinta del portiere dell'Empoli Dossena, che si merita l'applauso a scena aperta di tutto lo stadio. Il Vicenza ha gettato alle ortiche la possibilità di tornare in vantaggio mancando la trasformazione del calcio di rigore, calcio d'angolo che adesso andiamo a seguire con mucchio selvaggio nell'area di rigore dell'Empoli. Tutto l'Empoli adesso è rannicchiato nella propria tre quarti per difendere il vantaggio, arriva un cross di Gavazzi, arriva anche la respinta di Stovini che allontana il pallone, poi è Guitto a perfezionare il disimpegno. 42 primi, non cambia la situazione, mancato un calcio di rigore da parte del Vicenza, il punteggio rimane sul 2-2 del vecchio Breslavia, che contropiede di Maccarone, area di rigore, solo il tiro di terzo gol, la rete splendida di Massimo Maccarone che nell'ultimo minuto di recupero consegna la vittoria e la Serie B alla formazione toscana. Esplode d'entusiasmo lo stadio intitolato al mitico cannoniere dell'Empoli Carlo Castellani, morto nel campo di concentramento di Mauthausen nel 1944, cioè negli ultimi giorni dell'ultima guerra mondiale. Maccarone e il Carlo Castellani di questa sera va a mettere il sigillo alla vittoria della squadra di Aglietti. 3-2, il Vicenza in ginocchio, il Vicenza era tutto sbilanciato in avanti e su questa rete arriva anche il triplice fischio di chiusura dell'arbitro Ciampi della sezione di Roma. L'Empoli rimane in Serie B, il Vicenza mestamente retrocede in prima divisione. Un cordiale arrivederci naturalmente alla formazione veneta, alla luce di quello che le squadre hanno offerto questa sera avrebbero meritato entrambe di restare in cadetteria, ci resta soltanto una, l'Empoli che batte il Vicenza per 3-2, ricordiamo formazione veneta in vantaggio con la doppietta di Paolucci, tutto è avvenuto nella ripresa, doppietta di Paolucci, poi Michelitz ha riaperto il confronto, Tavano sul calcio di rigore ha portato i toscani sul 2-2, Maccarone in pieno recupero in contropiede
ha messo la firma sulla vittoria della formazione di Alfredo Aglietti, che rimane in Serie B. L'Empoli ha battuto il Vicenza per 3-2, Empoli in cadetteria, Vicenza purtroppo in prima divisione. La linea ai nostri studi di Varsavia, Corsini.